with a friendly voice, on the radio, the people's choice. Music, weather, sports and news, it's radio, the people choose. Amici telespettatori, vi presentiamo un riassunto visivo degli avvenimenti che hanno caratterizzato la giornata dell'8 settembre, favorita da una splendida stagione e seguita ancora una volta in tutte le sue manifestazioni da migliaia di persone che hanno mostrato di gradire uno spettacolo così colorito e insolito, che ci fa vivere per alcune ore in altri ambienti, lontani da secoli, dalla mentalità e dal costume del vivere odierno. La festa si apre con l'arrivo dell'Araldo, contornato dai valletti del nostro libero comune, nei costumi rosso-blu, il colore che contraddistingue fin da secoli antichi la nostra città. Intanto, nella chiesa maggiore, la cattedrale, dove si conserva la sacra cintura che oggi si onora, ci si prepara alla messa solenne, che il vescovo, accompagnato da tutti i canonici del capitolo e da una larga rappresentanza del clero cittadino, va a celebrare con solennità all'altare maggiore. Nella vicina piazza del Comune, un gruppo storico, Città di Milano, rappresenta con i passi e i ritmi caratteristici dell'epoca alcuni balli del 400. In piazza delle Carceri, un gruppo storico di Sant'Elpidio rappresenta davanti al castello la Contesa del Secchio, una rievocazione popolare delle tradizioni storiche e di libertà della città marchigiana. Nel pomeriggio, il rullo dei tamburi ha svegliato la città sonnolenta sotto il sole estivo delle prime ore pomeridiane. La gente è corsa in San Francesco a vedere i volteggi degli sbandieratori di vetralla impegnati in una gara a chi inoltra più in alto nel cielo il proprio vessillo. Thank you.
in piazza del Comune, ci sono gli sbandieratori della Corte degli Estensi di Ferrara. Bravissimi tra tutti, il gruppo degli sbandieratori del Palio di Asti, che si esibisce sulla piazza delle carceri, in un carosello di cui ogni partecipante è impegnato a sbandierare in contemporanea più bandiere possibili, come si trattasse di un gioco di prestigio. Ed ecco il corteggio. Ci siamo soffermati con le nostre telecamere dietro il castello, all'inizio del Viale Piave, dopo che era avvenuta la fusione dei vari gruppi di diversa provenienza, in un unico corteo, aperto dai fieri armigeri delle compagnie dei rioni pratesi, in verità più impacciati che fieri sotto le pesanti armature. Marziali balestrieri e poi tamburi e trombetti anticipano la presenza del gonfalone della nostra città che apre la serie dei tanti vessilli. Dietro di esso, tutte le autorità cittadine con in testa il sindaco. Poi lo stendardo della provincia di Firenze. Subito seguito dal giglio rosso in campo bianco del comune di Firenze, attorniato da valletti e trombetti nei tipici costumi. E dietro loro, via via i gruppi con bandiere al vento che accolgono la maggiore attenzione della folla, anche se un po' intimorita, da certe ricadute di bandiere alle quali il vento ha fatto cambiare un po' direzione. Ammiratissimi e quindi applauditi, i sontuosi costumi di alcuni gruppi, certamente rilevati dai quadri degli antichi pittori, che descrivevano il folklore di quei tempi e che mani amorevoli e sapienti hanno ripristinato, facendoli indossare a belle madonne del nostro tempo. Intanto il corteo sta arrivando sulla piazza. Il vescovo, davanti al portale principale del Duomo,
riceve l'omaggio delle varie autorità ed esse si schierano sulla scalinata a fronte della folla che si sta ammassando sulla grande piazza. In antico, le ambasciate delle città toscane portavano doni alla Madonna del Sacro Cingolo ed ecco una simbolica offerta nelle mani del Vescovo da parte di un gruppo in costume. Il Vescovo e il Sindaco, le due massime rappresentanze dell'autorità religiosa e civile dell'antico comune, siedono l'uno accanto all'altro finché il corteggio storico non si è raccolto fino all'ultimo gruppo sulla piazza. Ci si avvia alla conclusione. Dallo splendido pulpito di Donatello, le chiarine dei valletti del comune di Firenze, poi del comune di Lucca e infine quelli pratesi, annunciano l'ostensione e la benedizione del Sacro Cingolo. La folla riverente e ammutolita scende la benedizione augurale della Vergine, mentre le campane del Duomo suonano a distesa e i raggi del sole al tramonto creano una suggestiva e indimenticabile atmosfera. Anche per quest'anno la festa è finita. La folla si avvia alle proprie case con negli occhi le immagini fantasmagoriche di tanti personaggi, di tanti costumi e di tante bandiere. Everybody's voting for the friendly voice on the radio, the people's choice. Music, weather, sports and news, it's radio, the people choose.